Ciao amici e benvenuti in questo nuovissimo video. Lo so, vi ho lasciato come nelle serie TV nel punto più bello probabilmente, ma oggi per l'appunto scopriremo perché tutte quelle bellissime ragazze sono venute a casa mia. Vabbè, io l'avevo detto che potevano fare come se fossero a casa loro. E vabbè, nel frattempo che le ragazze conversano di là sul mio letto, sicuramente avrete qualche domanda da farmi, ma specialmente perché queste ragazze sono a casa tua, Sasha? Bene, ora ve lo spiego. Sapete tutti che sono una persona super curiosa e quindi quando ci sta una novità nella vita io perlomeno mi informo e cerco di capire. Sia per me che per informazione generale se può essere una cosa interessante o meno. Come per le cripto, qualche mese fa mi sono imbattuto in OnlyFans e dalla mia mente molto strana, come sapete, passo da video dove faccio marcire il cibo 30 giorni a scalare montagne per vedere la lava, mi era venuta anche questa bellissima idea di provare a fare OnlyFans per un mese per vedere quanto un uomo, in questo caso, potesse fatturare e se fosse effettivamente conveniente, come tutti dicono. E nel corso di questi mesi ho conosciuto un sacco di ragazze che appunto lavoravano su questa piattaforma. Te volevo fare qualche domanda, visto che sto iniziando adesso. Come ti è venuto in mente di fare OnlyFans? Da quanto lo fai? Lo faccio principalmente perché mi piace. È iniziato un po' tutto per gioco. Ho aperto OnlyFans un anno fa e pubblicavo tipo foto e video super easy. Poi ho deciso di fare video un pochino più... Un po' più spinti. Volevo domandarti se secondo te OnlyFans sarà il tuo lavoro per i prossimi 10 anni, comunque a lungo, e se sì, come pensi che si evolverà la piattaforma? Beh, penso che sicuramente sarà il mio lavoro magari per i prossimi anni e poi magari si evolverà in qualcos'altro. Comunque vuoi rimanere in questo ambito? Sì. Facendo una domanda qua, facendo una domanda là, creando delle belle discussioni, alla fine da tutte queste persone è uscito che volevano fare un set con me o comunque lavorare in questo ambito con me. Tra l'altro sapete che a me piace l'arte in ogni forma e io trovo che se fatto nella maniera corretta anche OnlyFans è una grandissima forma d'arte. Ma tutte queste tipo di domande mi servono un po' per capire anche altre persone che intraprendono questo viaggio, come si sentono o perché l'hanno iniziato. Sicuramente non devono aver paura dei pregiudizi. Se arrivasse una persona proprio che ti piace tantissimo, che lo ami e ti dicesse però non voglio che fai più il tuo lavoro, OnlyFans, Andassene a fanculo! Esatto, più o meno. Ha risposto per te? Il concetto è quello. Ecco, diciamo che se anche volessimo lasciare da parte l'arte, che è soggettiva, alla fine quello che sono da sempre è essere imprenditore, non youtuber, sono imprenditore di me stesso. Comunque, nel frattempo che termino questo discorso, prima di andare a iniziare i set fotografici con le ragazze, vi volevo dire, e non ve l'ho mai detto, io in realtà amo essere imprenditore, sono contento di essere riuscito ad essere un imprenditore, perché l'imprenditore non è altro che quella persona che crea dal nulla, è quella persona che risolve i problemi, è quella persona che ama cacciarsi nelle situazioni difficili per capire come uscirne. E questa cosa mi ha sempre fatto crescere tanto, mi ha sempre tenuto sui binari e la mia scritta LED sta per esplodere. È morta. Vabbè, tanto devo traslocare. Ragazze! Ho finito il set con le ragazze e vi voglio dare un po' le mie sensazioni, essendo la prima volta che faccio una cosa del genere. Vi dico la verità, è stato molto divertente, un po' imbarazzante. Diciamo che dalle clip che avete visto sembra un po' cringe, ma in realtà è stato completamente l'opposto. E come prima esperienza mi sono divertito. È stato, lavorativamente parlando, era difficile. Come situazione, ovviamente, da ragazzo è stata molto bella. E diciamo che c'erano un po' di cose da controllare. Che tra l'altro non ho detto questa cosa. Io non mi farò mai vedere completamente nudo, anche perché non è nel mio stile. Il concetto poi di tutta la giornata di questo lavoro è che comunque mi sono divertito e quindi lo rifarò. Però adesso che ci penso, ho lasciato l'altro Sasha alle Canarie. Oh cazzo, mo devo rientrare in lui. Beh, molto meglio qua, no? Se vi siete stufati di Sasha Milano, potete abbonarvi a Sasha Fuerteventura Live. E detta la mia cazzata, finalmente siamo arrivati. Ma prima, visto che siete stati connessi al Sasha di Milano, intanto il Sasha di Fuerte ha fatto un sacco di altre cose, perché adesso vi mostrerò la mega villa invalicabile di Fuerteventura. Ma negli scorsi giorni sono stato in un'altra villa. Sì, diciamo carina, ci stavano le pietruzze che se provavi a camminare scalzo ti laceravi. Beh, la piscina era congelata, ma per il resto una super bellissima casa con due camere da letto, con due docce all'interno, molto porcosa, un ampio soggiorno, cucina ad isola, io che mi arrampico su cose, ma ora andiamo verso la nuova casa, sempre invalicabile, visto che dentro mi stanno aspettando un bel po' di donzelle, come ad inizio video. La porta che ho tanto sfottuto invalicabile effettivamente comunque non si apre.
devo comunque scavalcare. Tra l'altro sempre con le scarpe da viaggio, queste sono andate ovunque, lo sapete già. Oh, è che bella, volevo far vedere da una prospettiva diversa. Oh. Ah, vi conquista tutte! Non vedo veramente l'ora di farvi sapere qualcosa di più su Fuerte, sulle cose che andremo a fare, ma per oggi ci limiteremo a fare quello che stavo già facendo a Milano. Ciao Iurozzo. Ciao Fraziozzo. Ciao Siria. Ciao Gio. Qua stanno lavorando, non vorrei disturbare. E comunque se la piscina non è quella olimpionica non la guardo neanche. Tra l'altro qua, a differenza dell'altra piscina, qua si può tranquillamente fare il bagno senza dimenticarsi della buona alimentazione. E certo, perché sennò all'estero mi lascio completamente andare. E invece guardate un po' che ha speso 55 euro in più di bagaglio per portare il cibo. Tra la mia bellissima routine. Ecco, questo pesa tipo 3 kg e sono 30 euro di bagaglio in più per il vegan mass gainer. Con questo, raga, zero impatto sugli animali, prendiamo peso perché dobbiamo diventare grossissimi. Aloe vera come se piovesse, burro di pistacchio immancabile che non venga con me, pastiglie per la palestra, pastiglie per il benessere, la creatina, ma soprattutto queste, non so se le avete mai viste, le patatine zero, nel senso che sono tipo proteiche, 2,5 grammi di grassi, manco 1 grammo di zuccheri, 10 grammi di proteine. Sono troppo contento di Prozis, che in alcuni casi riesce a trasformare il junk food in superfood ed è immancabile. Posso mangiare quello che mi pare continuando a stare bello in linea. E signori e signori, vi ricordo che il link sta in descrizione, codice sconto anima. Babini! Comunque benvenuti a Villa Loti, che si trova alla Hares, che per pronunciare nella maniera corretta ci abbiamo messo 5 giorni e questa è la prima volta che lo dico nella maniera corretta, anche perché veramente l'ho chiamato in qualsiasi modo. Siamo nell'entroterra di Fuerteventura, a un quarto d'ora da Coraleco, che è una cittadina sul mare, diciamo, dove ci sta un po' più vita. Qua siamo proprio nel niente, nel deserto, pieno di avventure da scoprire, fidatevi. Che tra l'altro ci sta anche un vulcano. Io vado solo nei posti dove ci sono i vulcani, pazzesco. Comunque anche il resto della casa è totally comfort, raga, cioè potete vedere che ci sta un bellissimo salotto, una cucina L, è super spaziosa, camere da letto che danno sul panorama, delle scale, io che trappo sulle scale, io che salgo le scale, qua non potrei mai svegliarti triste, ci sta anche la vasca di idromassaggio, un terrazzo, insomma puoi fare un po' il cazzo che ti pare. E ci sta ancora un sacco di roba da vedere della casa e non solo, ma in questo video ve ne mostrerò soltanto una cosa, ve l'ho detto. Ci vediamo nei prossimi vlog a Fuerte. Al prossimo video di Fuerteventura. Ciao amici.